Hi people of YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di SpongeBob, il film. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Allora, questo gioco, diciamo, ce l'avevo in testa da un bel po', ma ho avuto un problema di base. Non riuscivo a trovare la versione italiana da nessuna parte. Ho dovuto chiedere un favore a un altro collega. Dobbiamo ringraziare per questa serie Danny Blue Fox, oppure Red Flame Fox, al quale avevo chiesto la ISO, dato che anche lui aveva portato questa serie sul suo canale. Però il suo aiuto è stato un attimo messo in ombra dalla mia fortuna sfacciata. Prima di andare in vacanza io avevo scritto a Dani, poi appunto sono partito e non ho più visto il suo messaggio. E fortuna nella sfortuna, ho trovato il gioco boxato. Però ringrazio comunque Dani per la sua pazienza, per avermi scritto e risposto e avermi mandato l'ISO del gioco. È stato davvero apprezzatissimo. Grazie Dani, non avrei potuto fare questa serie senza di te, anche se poi alla fine ho trovato il gioco. Ringrazio comunque te, non la mia fortuna, perché se la mia fortuna voleva me lo faceva trovare prima. Grazie Dani, fate un applauso a Dani e andate e iscrivetevi al suo canale. Dicevo, questo gioco io ce l'avevo in testa da un bel po', ma diciamo ho un ricordo di questo gioco non della versione PS2, ma della versione Game Boy Advance. Conosco questo ragazzo nel 2006, lontano 2006, bellissimo 2006, e lui aveva la cartuccia di questo gioco per il Game Boy Advance. E il gioco a me piaceva, me lo ricordo ancora adesso. L'ho rigiocato qualche tempo fa giusto per vedere com'era e devo essere onesto, me lo ricordavo totalmente meglio. Nei ricordi tutto è meglio. La versione PS2 non l'ho mai provata. Quindi, nuova partita. Niente formaggio. Ti prego, fa che questo gioco sia tutto a livelli, che così me lo divido facilmente sul canale. Beh, visto come si sta preparando, credo proprio sia a livelli. Benvenuti nella nostra piccola storia di sventure, imprese impossibili, terrore e scarso senso di responsabilità. La nostra avventura ha inizio nelle calme acque sulla città di Bikini Bottom. Sotto le onde trascorre un altro giorno di... Aspettate un secondo, per tutti gli ippocampi. Ippocampi? Che... perché? Non che brutti... che qui stia succedendo questo, che orrore! Che brutti modelli dei pesci. Grazie a Nettuno, il mio boss è qui! Dimmi tutto, Mr. Krabs. Tutto è iniziato con un semplice ordine, un Krabby Patty con formaggio! Cos'è andato storto? Non c'era il formaggio! Non c'era il formaggio! Non era mai successo prima! Così penso io. Dio mio, voglio una YouTube poop di SpongeBob che schiaffeggia Mr. Krab. Allora, abbiamo ottenuto qualcosa. Con il quadrato meniamo. Col triangolo niente, col cerchio nulla. Con questo vediamo gli oggetti. Con questo avviciniamo la videocamera. Se restiamo fermi, SpongeBob fa le flessioni. La medusa posso prenderla? Non lo so. In ogni caso, prendiamo i bilancieri. Ecco qua. Ah, sono anche... ok, questi da 2, questi da 1. Ok, quindi dobbiamo raccogliere 250 punti. Fammi vedere... ok, no, non posso rompere... gli oggetti per il momento. Come fa a esserci l'acqua? Patrick e SpongeBob non sa... non sanno nuotare. Una spugna e una stella marina che non sanno nuotare nel mare. Oh, non sono io a criticare. C'è il doppio salto. Sì, c'è il doppio salto. E la madonna. Grazie Mindy. Posso... no, pensavo di fare l'elicottero col quadrato. Grazie. Ok, posso saltare sulle macchine. Posso saltare sulle macchine. Posso saltare su questo. Posso saltare su questo. Ok. Beh, allora, a livello di comandi è sicuramente buono. Non ho niente da recriminare per il momento. Devo dire che Nickelodeon, ai tempi della PS2, adesso non so. Ah, non posso... ah, ok, posso girare la telecamera. Con i giochi, per esempio, appunto i Fantagenitori, i comandi erano sempre puliti, sempre buoni, non avevano mai nessun tipo di ritardo, comunque erano molto fluidi. No, dai. Perché? Ma perché? Guarda, ti sta bene.
Gangbang con le meduse. Devo menarle pure io ora? Sicuramente. Ecco fatto. Ma, ah giusto, non ho attacchi in salto. Col triangolo non faccio nulla, perfetto. Va bene, l'importante è che uccidendo i nemici... Devo trarre questa cabina e teletrasporto una volta che avrei aperto entrambe le cabine del teletrasporto con una scatola. Io ho ancora in testa i giochi che devo per mirare la telecamera. Devo usare L1 e L2. Calmo. No. Ha aperto entrambe le cabine. Cacchio. Che palle che continuo a sbagliare. No. Allora, posso, giusto, posso tornare indietro. Allora, ecco qua, non lasciamo indietro nulla. Piano, spongi, ecco qua. No, preso, perfetto. Cosa facciamo con questo? Abbassiamo, perfetto. Oh, a me sta piacendo. Va bene che siamo qui da, boh, quanto? 8 minuti neanche. Però, cacchio, fatto bene, fatto veramente bene. Hai sbloccato un nuovo extra. Per vedere quali extra hai ottenuto, entra nella sezione extra nel menu opzioni. Grazie Mindy. Oh, si è rialzato. Ok, sono pure a tempo. Va bene. Perfetto. Vai SpongeBob. Ma, devo pure farlo. Vabbè, aspettiamo. Ecco qui. Grazie. Ci arriveremo a 250 secondo voi? Ma che tra l'altro mi sa che non... colpo mischiato. Era una combo per caso? Mi sa che il counter là sopra cioè non indica quanti oggetti ci sono nel livello. Indica i potenziamenti, probabilmente. Ecco qua. Cioè non è che ci sono 250 di questi per tutto il livello, eh. Colpo bolla, yes. Dicevo, non è che ci sono 250 perché siamo già a fine livello. Credo che semplicemente con 250 alziamo il livello, boh, di SpongeBob. Non so che cosa faccia. Questo non so che cosa sia. Intanto noi andiamo a rompere altre casse. Ecco qua. Mi sento un vero uomo. Il tasto P significa che hai guadagnato il tuo primo punto potenziamento. Ogni volta che vedi il tasto P, select potenziamenti, punti potenziamento per potenziare una delle tue abilità. Energia, avvitamento, energia... Ah, giusto, c'è anche Patrick. Ok, quindi, io farei questo. Questo potenziamento permette all'avvitamento di SpongeBob e fare tornare indietro i proiettili dei nemici, rivolgendoli contro i loro... D'accordo? Tutto tuo. Sì. Mani d'acciaio. Sto arrivando. Grazie. Abbiamo il colpo macio. Che bello. Già inizio gioco abbiamo le mani di ferro. E non siamo neanche Gianni Moran. Ecco fatto. E non siamo neanche Gianni Morandi. Ti vogliamo bene, Gianni. Che bello. Pure il salto sul muro. Neanche Jack e Dexter, figa. Ecco qua. Grazie. 1500 il prossimo, eh. Dove dobbiamo andare? Alcuni oggetti più fragili possono essere distrutti. Ok. Grazie, Mindy. Aspetta. Perché? Va bene, Patrick, gli vogliamo bene, d'altronde. D'altronde gli vogliamo bene così com'è. Allora, calmi un attimo, fatemi prendere tutte le casse. Stavo pensando, nella mia testolina, di fare anche la serie di Chuck si gira. Solo che non mi ricordo come è strutturato il gioco. Cioè, ovviamente so che il gioco è strutturato a minigiochi, ma non mi ricordo come è strutturato, nel senso se ogni 4 livelli è l'episodio, se è aumento di difficoltà, non me lo ricordo. Yeah! Eccoci qua. Andrà avanti da solo o andrò avanti io? Sono il boss di questo posto. Tutto andrà per il meglio. Voglio un hamburger. Hai un nome, amico? Phil.
Forza, Phil, sta tranquillo. Gli ho dato solo un occhio. Ma dovrei avere gli attrezzi giusti per questo lavoro. Ora voglio che tu mi faccia un favore, Phil. Che mi dica formaggio. Oh, l'inizio. Il nostro piccolo amico giallo si sveglia e si prepara per il giorno più importante della sua vita. Ma al contrario del sogno, lui non è il boss del nuovo Krusty Krab 2. Per questo decide di affogare i suoi dispiaceri nel gelato. Al vicino, Goofy Goober. I'm a Goofy Goober! Rock! Invidioso del successo di Mr. Krab, il diabolico Plankton trama il piano Zeta. Ruba la corona di Re Nettuno e incastra Mr. Krab, facendo credere l'abbia venduta alla lontana e pericolosa città della conchiglia. Ma ora uniamoci ai nostri eroi impegnati nell'autocommiserazione.